E buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale con un nuovo video. Oggi primo vlog del canale, non abbiamo mai portato un vlog. Siamo qui a Udine e andremo a fare un giro per i mercatini che hanno appena messo e andremo nella pista di pattinaggio che hanno messo in piazza Primo Maggio per la prima volta. Ragazzi, io ho paura per la pista di pattinaggio. Il pattinaggio? Intanto andiamo a mangiare e poi ci rivediamo per finire il tour della Udine natalizia. Bene ragazzi, ci siamo fermati qua per mangiare la piadina per cena. Voi secondo me vi ricordate che abbiamo fatto un video perché siamo piadina Puccini di Udine. Siamo stati in 3 piadinerie a Udine, sì, però questa è la migliore. Buono, abbiamo preso io una classica, quindi chiusa, con mozzarella e tacchino. Io un wrap con crudo e mozzarella. Sarà buonissimo. Come sempre. È arrivato il piatto misto, guardate che buono. Ragazzi, sono arrivati anche le piadine, guardate qua, quella classica e quella chiusa, il wrapped. Cameraman è alla mamma che è venuta qui con noi. Sono arrivati anche i dolcetti, che sono una piadina alla Nutella. Tutto ottimo ragazzi, siamo appena usciti. Sì, soprattutto il dolce è molto buono, ma anche le piadine veramente ottime. E anche il fritto misto, tutto sì, buono come tutto sempre. Esatto. Torneremo presto. Ah sì, comunque per me meglio quelle classiche, le piegate, rispetto no, a quelli... I wrapped, però... Wrapped, ognuno... no wrapped. I wrapped. Però qua ognuno la pensa come vuole. Sì, piove però, eh. Piove mai, ma se ti prendo ti rincio il sole. Non è così. Ti sguarda il rallentatore. Sì. Ma adesso continuiamo il giretto qua per Udine. L'uomo nero. Guardate che figa che è Udine nel periodo natalizio. Questo è un mio parente che ha fatto questo palazzo qua, che è vicino a Piazza San Giacomo per chi abita qui a Udine. Comunque, se volete un tour della città di Udine, scriveteci nei commenti. Adesso mi stressa vedere sti vestiti qua che costano migliaia di euro. Però senza quella stretta. Sì, sì, certo, Danny. 3.000 euro di vestito, sicuramente. Meno male, Danny, perché sennò... Tanto ci sono anche i piccoli. Che devo regalarti, Danny, per Natale? Se non sai cosa regalarmi, mi regali questi. L'albero di Natale? No. Andiamo avanti che è meglio. Ma dove sei? Sarò qui. Allora, visto che piove... Ma piove proprio qua. Sì. Boh, piove, per quello è così. Vabbè, che mezza calzetta. Per i più vecchi del canale, qua vicino, siamo andati a mangiare la cioccolata calda. Mangiare o bere magari? A mangiare, certo. Io mangio la cioccolata calda. Sì. E questo video è risalente a più di un anno fa, quindi solo per quelli che sono rimasti qua da più di un anno. Guardate che figo. Siamo qua della loggia del Lionello, guardate che figata. Cioè quest'anno veramente sono stati bravissimi. Sì. Fateci sapere come passate poi voi le vacanze di Natale. Noi nel frattempo ci godiamo questa città sottovalutata. Anche se hanno dato il premio come miglior città per quanto riguarda il tasso della felicità in tutta Italia. Ho messo anch'io il cappuccio, comunque siamo arrivati in piazza Primo Maggio e adesso vi facciamo vedere i mercatini che sono solo in questa piazza qua e la pista di pattinaggio. Sì! E poi patiniamo. Ragazzi, non ci sono i mercatini, sono solo quei 3 mercatini che avete visto e non ce ne sono altri. Ma dai, c'è solo la pista. Sì, andiamo a pattinare. Ma a Udine come fanno a non esserci i mercatini? Dio santo. Franci. Non va bene questa roba. Sono a San Daniele, non a Udine. Adesso vediamo quanto costa e poi andiamo a pattinare mezz'oretta, non di no, più. No, un'ora. Sei matta? No, no. Mezz'oretta. Un'ora.
Ragazzi, abbiamo finito di pattinare, è stato bellissimo. Difficile, molto difficile devo dire, però anche bello. Abbiamo fatto una mezz'oretta, alla fine è costato 10 euro a testa, che ci sta, perché non avevamo i pattini, sennò costava solo 5 euro a testa e si poteva stare quanto si voleva, quindi perfetto, secondo me ci sta. Sì, peccato per i mercatini, potevano metterli lì che c'è spazio in piazza Primo Maggio. Speriamo che questo primo vlog vi sia piaciuto, suggeriteci altri vlog da fare, qualsiasi cosa facciamo di interessante li metteremo dentro un vlog unico in cui faremo vedere tutte le cose che facciamo. Yes. E niente, iscrivetevi al canale, lasciate un like, condividete a tutti il video e ci vediamo a un prossimo video. Ciao ciao ciao.